A Nicoletti di Riccione si affrontano Fiera Riccione e Argentana. La Fiera Riccione è alla ricerca del più successo interno, mentre l'Argentana della prima vittoria di questo torneo. Squadre distanziate in classifica alla vigilia di quattro lunghezze, con la FIA che arriva dal KO esterno. L'inizio è di marca ospite. Boschi appoggia per Capitan Formigoni, che dalla distanza non inquadra il bersaglio. Lo stesso Boschi poco dopo è nuovamente protagonista, ma la sua posizione è offside, quindi il gol viene annullato. Il pareggio del gioco continua a essere in mano ospite. 111 per Filippi, che di testa dentro l'area di rigore mette incredibilmente al lato. Finalmente si vede anche la Fiera Riccione con Alberigi, che sbrana il pallone all'avversario e calcia direttamente in porta, mettendo al lato. Primo piano meritato per il centrocampista in maglia numero 4. La Fiera Riccione dimostra qualche sbavatura difensiva. Qui Boschi non trova la porta dalla distanza, ma quantomeno ci prova. Lo stesso Boschi si ritrova la concussione di Formigoni nei piedi, favorendo la presa a questo punto di Passaniti. Squadra riposa sullo 0-0. Nella ripresa Borghini ci prova da subito dalla distanza senza trovare fortuna. Sul versante opposto Formigoni crea più di un brivido alla porta difesa da Passaniti, ma anche per lui non c'è gloria. Lo stesso Formigoni si rende protagonista quando mette al centro questa traversone per la corrente 111 e Passaniti blocca senza problemi. Sulla fase di impostazione di gioco Docente viene servito in velocità, va via l'avversario fino a quando al momento del tiro viene trattenuto vistosamente da De Luigi, neppure ammonito il centrale difensivo in maglia numero 5, con l'arbitro che decide per appunto per il proseguo del gioco. La Gentana prova a rispondere con una conclusione fuori misura, ma il gol è nell'aria. Ecco che Filippi arriva sul fondo, mette al centro per la testa di Boschi, che non si fa pregare, trovando il gol che vale i tre punti. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra l'azione decisiva con il passaggio da parte del numero 11 Filippi per la corrente Boschi, che di testa non tradisce l'appuntamento con la rete. La Fiera Riccione tenta di replicare con questo pallone gettato nel mezzo da Censoni, ma sotto porta non arriva l'acuto vincente, mentre Filippi prova a ripetersi con questo tiro insidioso con Passaniti, che comunque appare sulla traiettoria. L'asse Borghini e Inchisi non porta gli effetti sperati, con il colpo di testa da parte del centrocampista in maglia numero 8 che termina alto, mentre a fotofinish Docente viene tallonato da De Luigi. Anche in questo caso l'arbitro sorvola. Il replay prova a chiarirci qualcosa in più. La gara termina qui tra le proteste locali, mentre l'Argentana centra il primo successo in stagione.